Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, come avevo già detto, da oggi ero qui in vacanza e proprio a Di Maro si è appena conclusa la prima amichevole stagionale per il Napoli contro il Gozzano ed abbiamo vinto per 4-0. E vi ricordo ancora che io sarò a Di Maro a partire dal 20 luglio fino al 25. Quindi vinciamo 4-0 contro il Gozzano, squadra piemontese che la prossima stagione disputerà la Serie C, e comunque 4-0 contro una squadra di Serie C è un risultato che ci sta tutto. Poi di solito ricordiamo che le prime partite sono sempre contro squadre dilettantistiche, mentre noi comunque abbiamo cominciato con l'affrontare subito una squadra professionistica ed è stato comunque un buon test. Abbiamo già cominciato ad ammirare le caratteristiche e le condizioni fisiche di ogni nostro calciatore. Ovviamente quello che si vede in queste partite ad inizio luglio conta fino ad un certo punto, però comunque sono degli ottimi test per far avvicinare la squadra alla stagione che circa fra un mese comincerà. Comunque la formazione iniziale è stato un 4-3-3, quindi come da previsto Ancelotti inizialmente vuole continuare con il 4-3-3 così come avevamo finito con Sarri. Comunque c'era Karnezis in porta, in difesa Isai, Maximovic, Albiol e Luperto. Luperto che in questo ritiro Ancelotti lo sta utilizzando come terzino sinistro, anche se lui come ruolo naturale è un difensore centrale. Ricordiamo che viene davvero da un'ottima stagione da titolare fatta con l'Empoli, nella quale l'Empoli ha conquistato la promozione in Serie A e quindi Luperto è davvero un calciatore molto interessante. Poi ricordiamo che Ancelotti lo sta utilizzando come terzino perché in questo momento siamo un po' a corto di terzini sinistri, visto che Gulam deve ancora recuperare e Mario Rui è ancora in vacanza, però circa tra una settimana dovrebbe essere lì a Di Maro. Ricordiamo che non è ancora lì perché ha fatto il mondiale con il Portogallo, mentre poi a centrocampo dall'inizio hanno giocato Fabian Ruiz, Hamsik come regista e Rog, mentre poi in attacco Calleion, Inglese ed Insigne. Poco prima della partita c'è stato davvero un nubifragio fortissimo a Di Maro e questo ha anche tardato il fischio d'inizio e diciamo ha anche un po' condizionato i primi minuti di gioco dove la palla non rimbalzava per nulla bene. Comunque in questa partita abbiamo visto ancora un Napoli davvero molto sarriano, con sempre diciamo quella filosofia lì di gioco, anche se con Ancelotti diciamo che la filosofia più o meno sarà quella. Ovviamente sarà un gioco con meno passaggi e che con il quale si andrà più verso la concretezza, però comunque sarà un gioco molto offensivo. Il primo tempo è finito 1-0 con davvero una perla, ragazzi, del nostro nuovo acquisto Fabian Ruiz, che quindi davvero apre al meglio la sua esperienza in azzurro. Un tiro a giro dalla distanza sotto la traversa, davvero un grandissimo gol del giovane spagnolo che oltre al gol ha fatto davvero molto bene nei primi 45 minuti giocati ed ha messo in mostra davvero un'ottima tecnica. E un'ottima notizia è anche quella di Hamsik, perché come regista ha fatto davvero molto bene quest'oggi. Hamsik ha fatto un po' le vesti di un centrocampista tuttofare, cioè diciamo aiutava il giro palla lì in mezzo, recuperava palloni e inoltre creava anche molte
azioni offensive. Poi ovviamente le prossime partite saranno più indicative se per capire se il ruolo di regista è adatto per il nostro capitano. Comunque nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni e giocato abbastanza bene fino alla fine. Ha fatto davvero un ottimo primo tempo anche Inglese, che ha fatto un paio di ottime giocate, un paio di bei movimenti da tipico centravanti, ha fatto un paio di conclusioni dove è stato davvero molto bravo il portiere del Gozzano. E poi il primo tempo, come detto, è finito 1-0, mentre poi nel secondo tempo gran parte della formazione è cambiato. È entrato Contini al posto di Karnezis, Isai è rimasto in campo, mentre poi è entrato Tonelli al posto di Albiol, Maximovic anche è rimasto in campo, così come anche Luperto. Mentre a centrocampo poi sono entrati Allan, Diawara e Grassi al posto di Fabian Ruiz, Hamsik e Rog, e in attacco sono entrati Verdi, Vinicius ed Unas al posto di Insigne, Inglese e Calleion. Fino al 61esimo, il secondo tempo non ha regalato tantissime emozioni, però poi è arrivato il gol del 2-0 con Grassi. Davvero bellissima palla di Unas, e Grassi si fa trovare pronto di tacco, mette dentro il gol del 2-0. Quest'oggi Grassi l'ho visto davvero molto bene, e ragazzi, davvero prima di lasciarlo andare, secondo me andrà controllato bene, perché Grassi davvero potrebbe esserci utile. Non dimentichiamo la sua ottima stagione fatta lo scorso campionato alla SPAL interamente da titolare. Mentre poi arriva il gol del 3-0. Gol del 3-0 che arriva attraverso un calcio di rigore trasformato da Verdi. Però il calcio di rigore se lo conquista Diawara, davvero una bellissima giocata di Diawara, che prima recupera un bel pallone, poi fa una bella giocata, viene atterrato in area di rigore, viene concesso il calcio di rigore che Simone Verdi trasforma con un cucchiaio, e così quindi segna il gol del 3-0, e quindi sia Fabian Ruiz che Verdi quest'oggi hanno segnato alla loro prima presenza in maglia azzurra, anche se ovviamente si trattava di un'amichevole. Mentre poi è arrivato anche il gol del 4-0 con un as, davvero grandissima palla di Diawara in avanti per un as che fa un bellissimo stop, e di precisione mette dentro il gol del 4-0. E poi è finita così la partita. Ripeto, ottimo test contro una squadra comunque di Serie C. 4-0 è un risultato più che ottimo. Ora la prossima amichevole sarà il 22 a Carpi, partita che si giocherà a Trento, dove io sarò presente. Mentre poi nel finale sono entrati diversi giovani, anche d'Ignazio, Senese. Poi negli ultimi 10 minuti sono entrati anche Ciciretti e Roberto Insigne, ed inoltre è entrato anche Gaetano, giovane davvero molto interessante. Ciciretti e Roberto Insigne sono entrati alla fine perché molto probabilmente a breve verranno mandati in prestito. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo ad un prossimo video, e sempre Forza Napoli!